per evitare problemi, anche se in questo caso comunque i fissaggi sono arretrati, però evitiamo sempre l'acqua che può ristagnare il profilo anche per andare diciamo, a garantire poi la tenuta anche del vetro. Stesso discorso delle varie guaine e dei materiali isolanti poi che andiamo a utilizzare per isolare i vari materiali tra di loro e quindi appunto andiamo avanti. Ecco, questo invece è l'utilizzo del Ninfa 6, che poi potrebbe essere 106, nel senso le tipologie sono le stesse. Ecco, qui cosa abbiamo? Abbiamo sempre un pavimento galleggiante all'interno e questa protezione che noi andiamo a mettere, e qui trovate sempre appunto nella leggenda il tipo di materiale utilizzato, quindi anche in questo caso è il pur lasting sempre da tappennello, che va a garantire praticamente l'angolo che si forma tra la pavimentazione, la guaina e il profilo, in modo che non ci sia nessuna infiltrazione. Quindi anche qui abbiamo tutta la parte di acqua che viene canalizzata all'interno, sempre il nostro foro di drenaggio e questa lamierina che va, diciamo, a fare da gocciolatoio all'esterno a protezione della facciata. Questo appunto è montato col 106, qui torniamo invece alla posa tradizionale, dove abbiamo appunto la soletta, abbiamo classico massetto e poi la piastrella incollata. Anche qui stesso discorso, abbiamo appunto messo il profilo in alluminio che ci permette appunto di far scaricare la guaina superiore e in più abbiamo aggiunto questa lamiera frontale. Questa lamiera frontale ci aiuta, diciamo, a garantire comunque una protezione maggiore sui frontalini e in più a evitare quelle brutture che si formano dopo qualche anno sui frontalini con le percolazioni, magari appunto i rigagnoli che si formano sopra. La lamiera va a proteggere appunto la soletta. Sempre discorso appunto di scarico dell'acqua e i vari particolari poi anche qui che trovate, i vari materiali che verranno utilizzati poi per andare a proteggere, diciamo, gli isolamenti e la guaina. Qui cominciamo invece un po' con gli affogati. Ecco, noi come Faraone per politica abbiamo deciso di non consigliare in esterno il completamente affogato, cioè dove abbiamo comunque appunto il massetto dentro e fuori e il profilo completamente affogato, anche perché ci dovremmo poi affidare ai vari sigillanti per fare in modo che l'acqua non entri nel profilo e per una questione di durata negli anni poi è preferibile lasciare sempre poi un lato libero in modo di non avere acqua appunto che ristagna nel profilo. In questo caso qui, quando andiamo a fare l'affogato, andiamo a prediligere il Ninfa 116, perché come detto prima, il Ninfa 116 ci permette di avere un fissaggio che è fuori dal profilo. Quindi anche qualsiasi infiltrazione di acqua che possiamo avere appunto all'interno non ci va nei fissaggi, ma riusciamo poi a esperirla. E in più, come potete vedere, siamo con un sistema che arriva a filo del frontalino della soletta. Anche qui vedete la leggenda dei materiali con le guaine appunto che risvoltano sopra. Quindi poi qui andiamo a fare una sigillatura con un altro sigillante speciale, qui vedete appunto il numero 12. Il sigil col della Index sono tutti prodotti speciali che sono stati studiati appunto per queste tipologie, quindi ogni sigillante, ogni materiale è studiato appositamente per quella tipologia di lavorazione. Andando avanti, lo stesso discorso vale appunto per il 116 con il pavimento galleggiante, stesso discorso appunto. La protezione qui la facciamo sempre con il pur lasting, in modo che andiamo a proteggere la solita giuntura tra il pavimento e il profilo, e quindi sempre il nostro scarico esterno e il lamierino che ci va a proteggere e a fare appunto poi da gocciolatoio sul frontalino della soletta. Qui abbiamo delle soluzioni speciali, diciamo, questa è una soluzione che abbiamo già attuato in passato con un tipo di profilo diverso, l'abbiamo riproposta appunto anche qui perché è una soluzione che piace e appunto, siccome le richieste ci sono e anche a livello di progetto ci stanno lavorando sopra, l'abbiamo riproposta anche nelle nuove versioni. Quindi abbiamo appunto il solito 116
col pavimento galleggiante che avevamo prima, ma abbiamo aggiunto due profili che vanno a reggere praticamente un vetro che va a coprire la soletta. Quindi innanzitutto andiamo a proteggere quello che è il frontalino della soletta. In più abbiamo questo portavetro, appunto, che ci va, dove dobbiamo andare a inserire questo vetro, appunto, che va da protezione della soletta, e nella parte inferiore abbiamo quest'altro che fa sia da reggivetro del frontalino che di quello sottostante, e in più, come potete vedere, ci fa da drenaggio per l'acqua che può entrare all'interno del profilo. Questo, appunto, penso questo ormai l'abbiate già visto diverse volte, il difficile P5, che è stato fatto appunto con quella concezione, con il vecchio profilo, però appunto fatto, studiato in quel modo. Stesso discorso lo facciamo invece con un pannello in acquapane all'esterno. Anche qui abbiamo preferito lavorare in questo modo perché avendo poi magari un pannello direttamente ancorato contro il profilo, non ci permette poi di andare a scaricare l'eventuale acqua che entra all'interno del profilo. Invece, utilizzando sempre questo profilo, noi sappiamo che andiamo sempre a far uscire l'acqua che si può infiltrare sia all'interno del profilo, ma magari anche tra profilo e lastra. Ed abbiamo sempre una superficie asciutta all'interno della soletta. Questo è un edificio che è stato fatto a Caorle, fatto proprio con questa concezione, con il punto frontalino in acqua panel. Andando avanti, questa è un'altra soluzione fatta invece con l'Infa 186 con un fissaggio frontale. Questa poi è una delle varianti, perché poi, appunto, come vi ho spiegato prima, qui ne abbiamo messe alcune, poi si possono sviluppare poi in base alle esigenze del cantiere. Qui abbiamo messo, qui avevamo una struttura in legno, abbiamo messo una piastra in carpenteria, fatti poi tutti i vari isolanti, quindi poi il cappotto, fatto il pavimento galleggiante e fissato poi frontalmente il Ninfa 186. Abbiamo sempre inserito dietro questa lamiera, questa doppia lamiera che ci va a proteggere sia la testa del legno che poi l'isolante sotto, in modo di avere sempre una protezione per la parte retrostante. Ecco, lo stesso discorso lo possiamo anche andare a utilizzare per il parapetto Meyer, quindi il classico parapetto con i paletti. Qui abbiamo già fatto anche diversi cantieri in questo modo, è una soluzione appunto che funziona. La differenza rispetto diciamo, alla parte che abbiamo visto prima di Ninfa sta nella soluzione che poi andremo a applicare con il blocchetto poi di Dosteva, perché se rispetto a Ninfa noi dobbiamo avere comunque un profilo continuo di Dosteva che ci va a fare supporto, con invece il sistema Meyer possiamo andare a mettere anche il blocchetto solo dietro la piastra del piantone. I nodi sono pressoché identici, perché poi il risvolto della guaina, il tipo di profilo da mettere fuori e le varie protezioni, appunto, poi col purlasting e gli altri materiali sono rimasti gli stessi, cambia solo la tipologia, diciamo, di fissaggio. Qui abbiamo la stessa cosa ma con un fissaggio superiore, e poi passiamo al parapetto tipo Giulietta. Ecco, il parapetto tipo Giulietta forse è quello un pochino più difficile da andare a gestire in questo momento. Questo è il classico parapetto alla francese, quindi ha una possibilità di posa interno al vano finestra oppure una posa fronte. Possiamo vedere le due soluzioni, appunto, montaggio interno muro oppure montaggio frontale. Ecco, qui noi siamo andati a studiare una soluzione su cappotto, quindi nel senso sia nella parte, diciamo, col fissaggio frontale, quindi andando a lavorare con un blocco d'Osteva dietro, oppure con un fissaggio in luce sempre con un blocco d'Osteva. Stiamo lavorando adesso su altri progetti, su appunto questo per l'utilizzo del parapetto Giulietta, per andare a installarlo sulle spalle coibentate che ormai si vedono sempre più spesso nei cantieri. Anche lì poi
saranno varie evoluzioni, poi ve le mostreremo poi quando saranno pronte. Eccoci qui, come dicevo prima, sono solo degli esempi delle 60 tavole che abbiamo preparato e copriamo circa il 90% delle soluzioni più ricorrenti. Poi sappiamo benissimo che ogni cantiere poi ha il dettaglio diverso, però come base di partenza, diciamo, per una buona progettazione, potete poi prendere questi sicuramente come spunto. Adesso passiamo all'altro punto, appunto, che lavora sui parapetti affogati. Come vi dicevo prima, noi quando lavoriamo in esterno ormai sconsigliamo sempre l'utilizzo appunto del profilo completamente affogato, se non appunto con questo sistema che nasce appunto dalla coppiata del nostro profilo Ninfa e Noè, che è un sistema praticamente brevettato da Redil per scaricare le acque e per non avere infiltrazioni poi nei vari fissaggi. Qui le tipologie sono diverse, niente qui. In questo caso vediamo un sistema a doppia falda, però poi c'è la possibilità di averlo con un fissaggio sopra soletta, quindi sul bordo, addirittura c'è la possibilità di averlo sul fronte, oppure c'è la possibilità anche di averlo rialzato per i pavimenti galleggianti. Il canale Loè, appunto, come vi dicevo, è un canale brevettato, è in acciaio zincato a caldo. Quindi ed impedisce praticamente le infiltrazioni d'acqua nei fissaggi del parapetto. Questo perché? Perché, come potete vedere appunto da questa immagine, i fissaggi sono all'esterno ed è sempre appunto una guaina che è risvolta. Quindi si crea questa vasca e all'interno di questa vasca ci sono questi blocchi strutturali che sorreggono il profilo. Questi vengono fatti su misura, quindi viene fatto un progetto, e i canali vengono tagliati e assemblati su misura e poi vengono flangiati con delle teste appunto presaldati e una guarnizione in EPDM che poi va a fare praticamente la giunzione ermetica. Vengono sempre testati prima di ogni installazione, quindi vengono montati appunto in cantiere e vengono fatti poi i test di infiltrazione. Sono già certificati quindi anche a livello di spinta, quindi con l'NTC 2018, sia sui 200 kg che sui 300 kg, e c'è la possibilità anche di avere poi sia le prove di laboratorio che le relazioni di calcolo. Quella appunto era la soluzione col galleggiante, qui vediamo invece la soluzione con il pavimento classico, la pavimentazione classica. Come potete vedere, questo canale di Redil è stato studiato appositamente sul profilo Ninfa 106, perché questa soluzione soprattutto permette di avere il profilo stesso che lavora praticamente a filo del profilo esterno. Quindi anche qui abbiamo poi tutti i vari isolamenti e cappotti, e in questo caso abbiamo un fissaggio da sopra e un fissaggio frontale, le varie guaine e i vari prodotti poi che vengono risvoltati. C'è la possibilità poi di andare a inserire una griglia microforata a protezione appunto del canale per evitare che entrino foglie o sporcizia. Questi poi sono tutti i dettagli poi che si valutano poi in base al cantiere, in base alle varie soluzioni. Questa potete vedere appunto un'immagine di uno dei canali installati. Invece, proseguendo sempre appunto con un altro partner, sempre sulla raccolta di acque, qui invece facciamo la raccolta d'acqua che è esterna al parapetto. Qui, come potete vedere, appunto non si vede nulla, quindi questi canali sono studiati appositamente con delle feritoie, in modo che la pavimentazione sia continua e non si vedano quelle classiche griglie antistetiche che si utilizzano normalmente. Sono dei canali praticamente già pendenziati, quindi comunque lo installate, o meglio, l'impresa lo installa direttamente e poi appunto hanno già la pendenza al loro interno e, come potete vedere appunto anche da questa immagine, abbiamo la prima parte appunto di pavimentazione, il
canale appunto di scarico, dove c'è la possibilità appunto di metterci sopra la pavimentazione in modo di dare continuità, e l'altra parte sono tutti canali poi ispezionabili, quindi appunto c'è la possibilità poi di andare a fare le varie valutazioni, e ci permette appunto di avere una canalizzazione e anche in poco spessore. Come vedete qui abbiamo 84 mm di altezza. Sempre tutti i vari materiali appunto utilizzati poi a protezione, e il nostro 106 montato con lo scarico di drenaggio esterno. Stesso discorso, appunto, qui invece abbiamo una canalina con uno spessore maggiore. Questa logicamente cambia in base a quanta acqua poi va canalizzata. Qui lavoriamo con l'Infa 186, quindi col fissaggio frontale, la pendenza che va verso l'interno, in modo che poi il canale va a raccogliere anche l'acqua che arriva appunto dal parapetto. Adesso invece passiamo all'ultima parte, che non riguarda appunto cappotti o varie soluzioni di montaggio, ma parliamo di luci LED. Abbiamo deciso come faraone di cambiare un po' la classica disposizione dei LED. Come potete vedere, questo è come si è montato fino ad ora il LED nel profilo parapetto. Si è sempre messo un LED sotto, diciamo, al bordo del vetro, in modo che la luce LED andasse a irraggiare poi tutta la lastra vetrata. Come sappiamo bene, questa cosa porta notevoli problematiche, anche perché la luce sparata sotto il bordo del vetro va a risaltare tutte le problematiche e le difettosità che una lastra in vetro assemblata può avere. Quindi cosa abbiamo fatto come faraone? Abbiamo cambiato un po' soluzione. Come potete vedere, nella parte di sinistra abbiamo deciso di mettere il LED nella parte superiore del fermavetro. Allora, abbiamo fatto diversi test per arrivare qui e ci siamo accorti che, anche se la lastra non è illuminata direttamente da sotto, ma appunto diciamo dall'alto, dà comunque un'ottima resistetica. Quindi abbiamo deciso di installarlo in quel punto, anche perché ci permette una manutenzione molto più agevole. Con LED sotto, se c'è una problematica, una striscia, si brucia o succede qualsiasi cosa, bisogna andare a smontare i vetri poi per accedere alla striscia LED. In questo caso, invece, togliendo solamente il fermavetro superiore, possiamo andare poi a sostituire la striscia LED. L'altro accessorio che abbiamo fatto, invece, è un estruso in alluminio che ci permette di avere la luce LED esterna. Quindi andiamo a fissarla appunto lateralmente al profilo e fa da segnapasso, diciamo appunto, fa da contorno poi al profilo stesso, alla balaustra. Bene, io gli esempi ve li ho fatti un po' tutti. Come vi spiegavo prima, questa che abbiamo visto oggi è una piccola parte. Il manuale è di 144 pagine, quindi esempi ce ne sono veramente tanti, sono molto dettagliati, e in più ogni singola pagina ha comunque la descrizione di quello che si va a fare, quindi è molto dettagliata, è veramente una guida utilissima per andare a progettare i parapetti. Io adesso ridò la linea a Flavio, così termina e vi dà le ultime indicazioni. Grazie a tutti. Perfetto, grazie William. Torniamo noi, giusto per le battute finali. Quindi, per chi ha partecipato a questo webinar, visto che eravamo in tanti, quindi che la cosa non può fare altro che farci molto, molto piacere. Vi sarà inviato, dovrebbe essere già stato inviato un link per la richiesta appunto della guida in versione cartacea, e anche quella per i disegni di Gucci. Quindi vi diamo già la possibilità di avere tutti i disegni che vi abbiamo già mostrato in Gucci da utilizzare già per i vostri progetti. Quindi stanno mettendo sicuramente già il link a disposizione. Cosa fare adesso? La guida quindi sarà spedita, come appunto vi ho appena detto, riceverete, sarete tra i primi a ricevere la guida in formato
cartaceo, visto che la stiamo presentando oggi e che ancora non l'abbiamo fatta assolutamente circolare. Poi ci sarà un archivio con le sezioni, come vi ho già detto, si può già fare una richiesta per avere i disegni. Per qualsiasi cosa siamo a disposizione, potete contattarci alla nostra mail che è faraone@farone.it, oppure a tutti gli altri nostri recapiti nella guida ci sono anche, oppure ci trovate, a parte che poi avrete anche una mail di follow up da parte nostra dove appunto avete tutti quanti i nostri regali divisi anche per zona. Adesso quindi siamo arrivati alla conclusione, visto già che ci sono delle domande, se ce ne sono altre siamo qui, visto che ne sono molte, vediamo a quelle, per fare il primo video, sono molte, vediamo quelle alle quali vogliamo rispondere. Noi solitamente rispondiamo ad alcune, a tutte le altre comunque rispondiamo sempre poi in seguito, non è che le lasciamo lì appese, facciamo sempre questo tipo di azione. Per esempio, Guida, tu stai scorrendo anche? Dai. Sì, lo sto guardando anch'io, qualcosa, vedi anche tu, non c'è nessun problema. C'è qualcosa sulla quale possiamo andare a ricordare. Vedo che il primo è stato su una domanda su una pensilina, adesso non rientrano in queste guide, dipende dal tipo di supporto eccetera, però appunto c'è, però se ci contatta gli diamo comunque poi le varie informazioni senza problemi, che è a disposizione appunto per dare questo tipo di informazione. Ne ho visto alcune. C'era per esempio una che ho visto prima, il Ciano 16 in grado di sostenere anche il carico della folla da fuori verso dentro. No, il sistema funziona solamente dall'interno verso l'esterno, visto che è un profilo per parapetto, non è un divisorio, quindi lavora dall'interno verso l'esterno, è stato pensato per lavorare dall'interno verso l'esterno. E poi logicamente ha comunque un carico vento. Ecco, però è studiato comunque per la protezione dall'interno. Però, esatto, il carico che noi andiamo a dichiarare è quello che viene dato dall'interno verso l'esterno. Vedo che ci sono tante domande che chiedono anche per le soluzioni col fotovoltaico, si possono andare a valutare, nel senso, ecco, i sistemi sono comunque predisposti per lavorare con il fotovoltaico, l'abbiamo già fatto con i nostri profili, quindi nel senso, a livello di manuale non cambia rispetto a un'installazione di un profilo semplice senza fotovoltaico, quindi, però possiamo andare a valutare i vari casi, li abbiamo già fatti per parapetto fotovoltaico. Poi c'è una domanda che chiede Gianluca Cesario riguardo alle frequenze già esistenti e dunque CLS non ottimali, per fissaggio ogni 20 cm secondo prescrizioni. Possiamo stare comunque tranquilli? Che verifiche sarebbe opportuno comunque fare? Allora, in questo caso, per ciò che riguarda tutto ciò che è già esistente, se c'è qualche dubbio, noi abbiamo, come dicevo prima, collaboriamo con la ILTI per quanto riguarda i resi eccetera, però anche lì abbiamo anche una collaborazione assieme a loro per le prove di estrazione, quindi si fanno delle prove di pull out sul posto con una macchina apposta che hanno loro, quindi di solito c'è un loro tecnico assieme al nostro che va sul posto e quindi verifica se quella soletta è adatta a tenere quei determinati carichi, quindi già da lì si ha una risposta e si può quindi andare avanti in condizioni di totale sicurezza. Sì, poi vedo tante domande anche su Giulietta, su spalle coibentate, anche qui, come dicevo prima, stiamo lavorando anche a quella soluzione, penso, perché poi abbiamo visto che ormai sempre di più si usano le spalle prefabbricate. Ci stiamo lavorando, prossimamente vi daremo indicazioni anche su quelle. Qui in questa guida abbiamo inserito il fissaggio su muratura classica con il cappotto, però arriveremo anche lì.
poi per esempio ne avevo vista una dove appunto si andava a chiedere se il sistema 176 e 186 sono lo stesso profilo. Sì, si tratta dello stesso profilo, cambia solamente il cluster e il vesto di installazione del profilo, il vesto di montaggio degli accessori interni, altrimenti si tratta dello stessissimo profilo. Poi ci sono un paio di domande molto specifiche su flessioni delle astine e cose varie, ma magari qui facciamo rispondere direttamente poi l'ingegnere. Esatto, quelle le avevo viste anch'io, ecco. Le raccoglieremo, quelle un po' più tecniche, quelle un po' più particolari, il nostro ingegnere Romagnoli poi saprà rispondere in modo esaustivo a tutto questo tipo di richieste, visto che è molto esperto su questo argomento, visto che segue tutte le dinamiche che riguardano i fissaggi a lui, i software eccetera, le norme eccetera, quindi è l'esperto che può rispondere a questo tipo di domande. Esatto, no, perché poi ci sono appunto altre domande riguardo spessori delle solette con il fissaggio, cose varie, ma appunto sono specifiche, quindi è meglio che poi risponda direttamente lui. Tecniche, poi bisogna andare a prendere in considerazione anche altri fattori, quindi è meglio che ci sia una consulenza un po' più diretta assieme a lui, di modo che si prenda in considerazione tutto e si possa dare la risposta corretta e definitiva. Preferiamo non dare delle risposte un po' troppo campate in aria se non abbiamo tutti i presupposti per poter dare quella corretta. Esatto. Vediamo se c'è. Poi, vediamo un attimo. Allora, messaggi puntuali con dei morsetti, quindi senza profilo. Perché posso dare dei morsetti puntuali senza profilo? Bisogna essere scugliata per essere con il profilo, proprio perché abbiamo pensato con il profilo. Ah, qui c'è una domanda appunto sugli scarichi acqua dei profili, qui giustamente dici, a parte 186 non ho visto sugli altri profili. Questo perché lo facciamo su richiesta, perché tanti profili vanno installati in ambienti interni dove non c'è necessità di avere fuori il drenaggio. Questo lo facciamo in esterno, ma logicamente in fase d'ordine poi il nostro cliente ci dovrà dire guarda che va in esterno e allora noi andiamo a fare poi i fuori di drenaggio. Esatto, sì. Infatti è una cosa che possiamo fare su tutti i nostri sistemi, basta saperlo prima. Comunque su molte sezioni c'erano comunque i fuori di drenaggio, anche sui sistemi in appoggio, forse